Buongiorno ragazzi, buongiorno da Minca, un piccolo villaggio nella Sierra Nevada qui in Colombia. Sono le 7 di mattina e sto andando a farmi un bagno rinfrescante qui al fiume e in questo video voglio darvi dei suggerimenti su come diventare nomade digitale. Per prima cosa devi cercare di capire quali sono le tue skills, le tue competenze, cosa sai fare, cosa ti piace fare, magari sai disegnare, sai scrivere o sai programmare, fare siti web, oppure sai fare yoga, meditare o ti piace insegnare alla gente. Prendi un foglio di carta e fai brainstorming, metti giù tutte le idee che ti vengono in mente. Velocissimo, di getto, senza pensarci su. Dopo una mezz'oretta che hai scritto tutte queste cose, scegline una o due che ti appassionano veramente. Queste saranno le skill che andrai a sviluppare, a migliorare e che ti serviranno nella tua vita da nomade digitale. A questo punto devi cercare di sviluppare la tua competenza. Devi studiare, fare pratica costante, cercare di migliorarti e tenerti sempre aggiornato. Si può imparare a fare di tutto, tipo copywriter, web designer, graphic designer, oppure traduttore o assistente virtuale, il VA, il virtual assistant, oppure il social media manager, sarebbe quella persona che gestisce i profili Instagram o Facebook dei clienti. Potresti fare editing di video o creare foto e video per i siti di Microsoft. Dove imparare tutte queste cose? Sia online che offline. Offline con libri, seminari, workshop, online con siti a pagamento, ce ne sono anche alcuni gratuiti. Questi siti come Skillshare, Udemy, Codecademy hanno corsi di tutti i tipi, di tutti i generi. Ti metto una lista completa in descrizione. Quando ti senti sicuro della tua competenza, potrai proporti come freelancer. Ci sono siti come Upwork, Remote.co, Freelancer, ma anche Fiverr. Ti registri, crei un profilo e cerchi clienti. Non è facile, all'inizio è molto difficile perché devi farti conoscere, non sei nessuno e c'è molta competizione, ma non mollare, non darti per vinto, continua a cercare e alla fine sarai premiato e otterrai il tuo primo lavoro. Finora abbiamo parlato di come diventare un freelance, però potresti anche pensare di crearti un business tuo proprio. Come fare? Cerca di individuare un bisogno, un servizio o un prodotto che una nicchia di persone sta cercando e di cui ha bisogno. Crea un sito web in cui parli specificatamente di questo prodotto, crea un blog, una landing page, crea contenuti e cerca di fare SEO. Con la SEO puoi portare traffico al tuo blog, al tuo sito web, oppure potresti usare Facebook Advertisement, Instagram Advertisement o pubblicità su Google. Impara a fare questo, così puoi ricevere sia traffico organico che traffico pagato. Se non sai come fare un sito web, vai su Google, vai online e digita come creare un sito web. Ci sono tantissime risorse, puoi farlo da solo, ci vuole un po' di tempo, un po' di dedizione, però alla fine ci riuscirai. Impara anche a fare social media marketing con Instagram, con Facebook, con LinkedIn, Twitter. Sono importantissimi per il tuo blog e per attirare gente che venga a leggere i tuoi contenuti. Un altro consiglio che voglio darti è quello di fare apprendistato, fare gavetta, un po' come si faceva una volta, andare a bottega. Se conosci qualcuno che ha le competenze che tu stai cercando, sappia fare già delle cose che tu non sai fare, che qualcuno che abbia un business, qualcuno che possa aiutarti a imparare. Fai pratica con questa persona, magari all'inizio in maniera gratuita o
facendoti pagare pochi spiccioli. Cerca di vedere come questa persona lavora, come gestisce il proprio business, impara tantissimo dagli altri. Vedrai che questo sarà un momento importante della tua formazione. Un consiglio importantissimo che voglio darti per la tua futura vita da nomade digitale: cerca di limitare le spese che hai a casa in questo momento. Se ogni mattina vai a fare colazione con cornetto e cappuccino, spendi magari 2 euro, 3 euro ogni giorno, questa spesa insignificante a fine mese può diventare 60, 90 euro. Ma ci sono tantissime piccole spese che facciamo quotidianamente. Se fumi, cerca di smettere di fumare, cerca di tagliare i costi di iscrizioni a Netflix. Lo so, è molto difficile, però questi tagli alle tue spese quotidiane ti serviranno per mettere da parte un po' di soldi che ti aiuteranno tantissimo quando comincerai la tua vita da nomade digitale. Una cosa che molti sottovalutano: com'è la tua conoscenza dell'inglese? Per diventare un nomade digitale hai bisogno tantissimo dell'inglese. Primo, perché viaggerai, ti sposterai intorno al mondo. Secondo, perché conoscerai tantissima gente. Nomadi digitali, la lingua inglese è quella più parlata al mondo. E terzo, perché tantissime risorse per imparare online sono in inglese. Potrai accedere direttamente alle fonti online, imparare nuove competenze, nuove skill, proprio perché capisci, parli e leggi in inglese. Un altro consiglio importantissimo: datti una data di partenza. È importantissimo scrivere nero su bianco il giorno della tua partenza, il giorno in cui lascerai tutto e ti muoverai in un paese, in una destinazione, e comincerai a vivere e lavorare da nomade digitale. Perché è importante questo? Perché se non sai questa data, vivrai alla giornata. Invece devi darti una scadenza, e prima di quel periodo devi cercare di lavorare, imparare e crearti già un piccolo business, una piccola fonte di entrata, magari da qui a un anno, da qui a due anni. Datti una scadenza precisa, fissati la data sul calendario della tua nuova vita da nomade digitale. Se per la data che hai pianificato non sei riuscito a metterti da parte tanti soldi, non preoccuparti, parti lo stesso e cerca di lavorare offline, cerca di lavorare in alcuni posti come ostelli, magari fattorie biologiche. Ci sono tantissimi siti, uno dei più grossi è Workaway, in cui si può creare un profilo e per una piccola somma annuale cercare lavoro in tanti posti del mondo. Questi posti sono ideali per fare tantissimo networking, conoscere nuova gente, fare pratica della lingua inglese e magari anche migliorare le tue competenze. E siamo arrivati al consiglio numero 10, forse uno dei più importanti: fai networking, incontra altri nomadi digitali, non soltanto online come nei gruppi Facebook, ma soprattutto offline. Vai nelle città, nei paesi dove ci sono tantissimi nomadi digitali, sia italiani che stranieri. Uno dei paesi più famosi per questa community è la Thailandia, ma anche l'Indonesia. Puoi andare a Chiang Mai o puoi andare a Ubud, ma anche senza andare lontani potresti andare alle Isole Canarie in Spagna, oppure a Playa de Carmen in Messico, o qui a Medellin in Colombia. Ci sono tantissime città intorno al mondo piene di nomadi digitali, piene di spazi di co-working dove fare networking. Prima di terminare questo video su come diventare un nomade digitale, voglio darti un consiglio extra. Su Facebook c'è un gruppo, una community di circa 7000 iscritti di cui faccio parte. Si chiama Nomadi Digitali Italiani e, come dice il nome, è pieno di nomadi digitali, chi ha le prime armi, chi un po' più esperto. Ti metto il link in descrizione. Se vuoi iscriverti al gruppo, rispondi le 3 domande di benvenuto e sarai accettato. Spero che questo video ti sia piaciuto. Non dimenticare di iscriverti al canale, di cliccare sulla campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.